Ciao a tutti amici, questa è la storia di Tatiana, una ragazza che ha avuto un inaspettato incontro con un senzatetto e ha scoperto che il destino può agire in modi veramente inspiegabili e che il mondo è veramente piccolo. Spero vi possa piacere, se siete pronti partiamo con una nuova incredibile storia piena di colpi di scena e momenti toccanti. Mettetevi comodi allora. Ciao, sono Tatiana e sono una persona come le altre, normale, ma con una storia penso abbastanza particolare che in pochi probabilmente hanno vissuto. Sicuramente la mia non è l'unica, ecco, di storia al mondo particolare, è vero, ma penso sia abbastanza unica e inusuale comunque. Prima di tutto mi presento. Oggi ho circa 40 anni e sono molto felice e sposata con mio marito, Giorgio. Abbiamo un bellissimo figlio di nome Ryan. A noi sono sempre piaciuti i nomi stranieri e perciò abbiamo scelto Ryan e vorremmo lui un giorno intraprendesse una strada anche in un altro paese se necessario. E questo nome sicuramente lo agevolerà. Stiamo notando come in questo caso stia diventando sempre più difficile andare avanti e crearsi un futuro in questo paese. Questa generazione ha molti più problemi di quanti ne abbiamo avuti noi nella nostra. Ma non siamo qua a parlare di questo. Parliamo invece di un incontro del destino che mi ha cambiato completamente. Ero al lavoro quella sera di settembre e ancora faceva caldo. Infatti, nonostante fossimo alla fine dell'estate, le temperature raggiungevano tranquillamente i 25 gradi. Lavoravo in un'azienda di confezionamento, mentre oggi sono in un ufficio per la logistica e fortunatamente anche mio marito lavora. Ma ai tempi io facevo molta fatica con tutto. Ero fidanzata con mio marito e vivevamo insieme in un piccolo appartamento. Però le cose non stavano andando molto bene, in special modo per lui, che era in cassa integrazione da davvero molti mesi. Avevamo il sentore che l'avrebbero licenziato e in effetti fu così pochi giorni più tardi. Ma andiamo con ordine. Quel giorno avevo finito molto tardi, mi servivano soldi, quindi avevo fatto tantissimi straordinari durante il mese. All'uscita dell'azienda c'era tanto buio e c'erano pochissime persone in strada. Presi quindi il mio zaino in spalla e mi misi in viaggio con cautela. Solitamente mi ci volevano 15 minuti per ritornare a casa e facevo spesso il tratto a piedi. Non mi pesava per nulla, anzi, mi tenevo anche in forma. Ma quella sera la camminata fu difficile. Arrivata ad un certo punto mi ritrovai con un forte dolore alla caviglia e mi fermai davanti a un negozio chiuso. Mi sedetti per riposare, ma quello fu un grave errore. Due ragazzi abbastanza giovani vennero da me con delle birre in mano. Mi dissero: «Ehi bella, sei da sola?» Eppure non ero vestita chissà come, non avevo trucco e non ero per niente attraente. Cosa li spingeva a venire da me e provarci? All'inizio risposi tranquilla. «Sto tornando a casa, mi aspetta mio marito». Ma i ragazzi quella risposta non sembrò andare bene. «Oh, a casa? Beh, se vuoi ti accompagniamo noi, che dici? Oppure possiamo passare la serata insieme?» Io mi alzai e cominciai a camminare, ma uno di loro mi afferrò per il braccio. «Lasciami!» dissi urlando, ma non sembrava esserci nessuno in giro. Cominciai a urlare più forte. «Aiuto! Aiutatemi!» Perché il ragazzo non voleva lasciarmi e rideva. Mi disse che quella via di notte era dominata da persone come lui. «Lo sai che qua in pochi osano dirci qualcosa, vero?» Io, spaventata, cercai di togliermi, ma il ragazzo continuò a tirarmi verso di lui. Non mi era mai successa una cosa del genere, ero terrorizzata e temei per la mia vita e il mio corpo. Non potevo nemmeno prendere il cellulare dalla borsa, ma proprio in quel momento arrivò una persona. «Allontanatevi, siete ancora voi!» I ragazzi, guardandolo, rimasero un attimo sorpresi. «Oh cavolo, è di nuovo quel barbone pazzo! Andiamo via!» dissero e poi scapparono via. Fui sollevata e mi sedetti di nuovo per lo shock. L'uomo mi raggiunse e mi chiese come stessi. Io, rincuorata, lo ringraziai. «Mi hai salvato la vita, ti devo la vita!» Lui, con un sorriso dietro alla folta barba, mi disse che non era niente. «Tranquilla, ma non passare più di qua, specialmente a un orario del genere. Ti insegno una scorciatoia e di solito io mi apposto lì per dormire, così se dovesse succedere di nuovo mi troverai. Comunque mi chiamo Emanuele». Io rimasi sorpresa dalla sua gentilezza. Emanuele, a quanto pare, era un senzatetto della zona, anche se non l'avevo mai visto io. Era gentile e sorridente. Durante il tragitto per mostrarmi la strada, continuò a fischiettare. Lui non aveva più niente nella vita, eppure era più felice di me. Fui molto sorpresa e lo presi come ispirazione. Anch'io avrei dovuto rimettermi in sesto ed essere felice. Anzi, io e Giorgio. Volevo anche lui fosse felice insieme a me. Comunque lo ringraziai infine. «Sei stato davvero gentile, mi ricorderò del gesto». Gli dissi e in effetti, dopo averne parlato a casa con Giorgio, me lo ricordai per tutto il weekend. Pensai quindi a un regalo da fargli. L'avrei sicuramente rivisto da ritorno da lavoro. Andai in un negozio e cercai qualcosa di utile. Trovai un bellissimo giubbino, qualcosa che avrebbe potuto indossare nei momenti duri in arrivo tra autunno e inverno. Dopodiché presi anche un po' di cibo. Lunedì infine andai a lavoro. Emanuele mi aveva dato molta carica e voglia di impegnarmi. Sapevo la vita sarebbe stata difficile nei giorni a venire, ma non volevo mollare. Volevo mettercela tutta e sorridere come Emanuele.
La sera infine uscì dopo una giornata stressante e infine lo trovai veramente lì. Era a mendicare ancora, perché c'erano ancora persone in giro e alcuni si fermavano anche vicino a lui per parlargli. Sembrava veramente amichevole. Pensai quindi che forse conosceva tante persone lì. «Ciao Emanuele!» dissi urlando e lui con un grande sorriso fu felicissimo di rivedermi. «Ehi, allora? Come va? Comunque hai visto quanto è affollato qua anche di sera? Da adesso in poi passa sempre di qua. Perdi 2 minuti in più, ma ne vale la pena. E ho anche una cosa per te». Prima che potessi parlare mi aveva commossa. Aveva uno spray al peperoncino, ancora incartato, e capii che probabilmente l'aveva comprato sul momento e glielo chiesi. «Ma hai speso dei soldi per me?» Lui disse di no e che aveva comprato questo spray per se stesso per difendersi, ma non era un problema darlo a me. Ovviamente continuai a insistere perché lo tenesse lui, ma lui era ancora più insistente di me. Ad un certo punto fece finta di non vederlo più quello spray. Ok, allora dimmi come sta andando, torni a casa? Cambiò completamente argomento e io piansi. Una persona che mi aveva appena conosciuta mi aveva appena dato un oggetto per tutelarmi e salvarmi nei momenti di bisogno. Lui, preoccupato e agitato, disse: Ehi, se piangi poi penseranno che ti ho fatto del male. Qua alcuni pensano sia un pazzo come i ragazzini di ieri. A proposito, li hai denunciati? Mi asciugai le lacrime e gli risposi che l'avevo fatto e probabilmente verranno presi grazie alle telecamere che erano installate in quel punto della strada. Dopodiché lo ringraziai e gli diedi i miei regali. Tieni, sono per te. Scusa se ho pianto, ma non mi aspettavo una cosa del genere. Comunque ti ho comprato un regalo e del cibo. Emanuele aveva gli occhi lucidi, mi disse che era commosso dal mio gesto. Non poteva crederci. In quel momento però notai una cosa. Aveva le pupille molto dilatate, ma per quella sera tornai a casa salutandolo senza fargli domande. Pensai che probabilmente non l'avrei nemmeno più rivisto dopo quel giorno. Tornato a casa, aspettai Giorgio, ma ultimamente era sempre in ritardo, in cerca di lavoro. La sera si fermava a bere qualcosa con i suoi amici e infine tornava dopo una lunga camminata per pensare. Non lavorava da 5 mesi ormai ed era molto depresso per questo. Io cercavo di consolarlo, ma spesso si arrabbiava, si sentiva inutile. Infine era tornato, ma era andato subito a dormire, diceva che non voleva nemmeno mangiare. Io capii che la situazione era dura e quindi lasciai perdere, come ogni sera. Nei giorni a venire però continuai gli incontri con Emanuele. Era solare e a quanto pare tanti lo conoscevano. Gli portavo qualcosa da mangiare, conversavamo del più e del meno per una mezz'oretta ogni volta. Ma un giorno gli chiesi una cosa particolare, dopo aver fatto attente ricerche su Google. «Ehi, ho notato una cosa e voglio chiedertelo. Forse ti serve aiuto, sai. I tuoi occhi a volte sembrano fin troppo energici. In altre occasioni sudi molto, anche se non fa più caldo, e ho notato dei buchi sul tuo braccio». Dopo avergli detto ciò, per la prima volta vidi Emanuele senza il suo solito sorriso e con la testa bassa mi disse che avevo capito tutto ed era corretta la mia intuizione. Lui era dipendente da sostanze illegali e non riusciva a smettere. A volte, dopo averle prese, impazziva e se la prendeva con gli altri, ma per lo più con i ragazzini come quelli dell'altra volta. Per quello lo consideravano pazzo. Dopodiché mi raccontò la sua storia. «Io ho memoria solo dall'età di 7 anni circa. Mi sono svegliato in un ospedale, da lì sono stato buttato da un orfanotrofio all'altro, finendo in comunità per la mia condotta. Ero sempre arrabbiato, perché non mi ricordavo niente della mia vita prima dei 7 anni. I medici hanno detto di avermi curato da gravi ferite fisiche, ma che quelle mentali non sarebbero guarite di sicuro così presto. Nessuno psicologo è riuscito a farmi riavere la mia memoria e oggi combatto con i problemi che mi porto dietro da una vita. A volte faccio incubi terribili in cui vengo inseguito da dei mostri e per non avere questi incubi anche ad occhi aperti ho bisogno di queste sostanze». La storia di Emanuele era molto simile alla mia. Sono scappata dalla mia famiglia anni fa, loro erano i mostri che mi inseguivano. Avevo 15 anni io, i genitori mi facevano del male, spesso mi costringevano a mendicare o fare piccoli lavoretti così che loro non dovessero lavorare a tempo pieno. La vita era un inferno e infine scappai via una notte. Sola e abbandonata trovai rifugio in un convento dove mi aiutarono moltissimo delle gentili suore. «Mi dispiace molto, ma non puoi affidarti a queste cose», gli dissi. Sapevo però che sarebbe stato difficile farlo smettere. «Voglio aiutarti. Promettimi una cosa per adesso. Fino a domani almeno non ti farai di niente. Aspettami, va bene?» Lui, un po' indeciso, disse di sì alla fine. Così tornai a casa anche quella sera, ma avevo un problema da risolvere. Giorgio era arrabbiato con me. «Sono giorni che torni tardi anche se non fai straordinari. Sei con quel senza tetto, vero?» A quanto pare aveva cominciato a pensare che lo tradissi. «Sì, è simpatico e mi aiuta, così che altri non mi facciano del male». Giorgio alzandosi mi disse: «Ah sì? Allora perché non ti metti con lui?» Dopodiché se ne andò via in stanza. La nostra relazione in questi giorni non stava andando bene. Eravamo ad un punto morto, litigavamo costantemente perché lui si sentiva inferiore a me, visto che non riusciva a portare i soldi a casa.
Era arrabbiato e frustrato ogni volta che veniva scartato a un colloquio. Non sapevamo cosa fare e stavamo seriamente pensando di lasciarci. Comunque sia, la mattina seguente mi svegliai ancora una volta carica. Avevo dormito sul divano. Quando litigavamo io preferivo il divano. Mi piacciono ancora oggi gli spazi piccoli e stretti e mi tranquillizzano durante il sonno. I letti troppo grandi non li sopporto proprio. Passai la mia giornata come al solito e infine andai da Emanuele. Lo trovai devastato. Stava sudando e non si sentiva bene. «Cos'hai? Ehi, stai bene?» Non riusciva nemmeno a parlare. Chiamai un'ambulanza. Andai con lui in ospedale e ci fecero entrare subito, fortunatamente. Il medico poi mi spiegò la situazione. A quanto pare era in astinenza da sostanze. Un solo e unico giorno senza queste sostanze l'aveva trasformato così. Il medico mi spiegò che ne usava veramente tante e stava lentamente morendo. Il suo cervello si sarebbe come spento se avesse continuato, ma non era il modo giusto di intervenire, quello di farlo smettere di punto in bianco. Solitamente c'erano dei metodi particolari usati dai centri di riabilitazione. Saputa questa cosa, quindi, decisi di fare seriamente qualcosa. Chiamai immediatamente un centro che operasse anche gratuitamente. Nella città ce n'erano due che, a quanto pare, accettavano volentieri senza tetto. Ma ogni anno ne ammettevano pochi gratuitamente, giusto per far vedere che facevano beneficenza. Chiamai entrambi, ma erano ormai pieni. Dopodiché, molto triste, tornai a casa con Emanuele. «Vieni, ti riaccompagno». Non parlammo per tutto il tragitto, era triste, i suoi occhi erano spenti. Infine lo salutai e basta, perché veramente non sapevo cosa fare quel giorno. Tornato a casa non vidi nemmeno Giorgio. Quanto pare era già andato a letto. Non voleva nemmeno chiedermi perché avessi fatto così tardi. Ma il mio pensiero in quel momento era aiutare Emanuele. Mi chiesi come mai sentissi un collegamento così forte con lui. Ma non era amore, era un sentimento diverso che non riuscivo a spiegarmi. Il giorno seguente era il weekend. Giorgio era uscito per dare curriculum senza nemmeno salutarmi, ma lasciai stare e andai da Emanuele. Lo trovai di nuovo sorridente. «Ti chiedo scusa per ieri», mi disse con tono amareggiato. «Mi hai visto in un momento terribile, ma ho mantenuto la promessa. Non ho usato sostanze per tutto il giorno, fino a quando sei venuto a trovarmi di nuovo». Io però ero dispiaciuta più di lui, perché non era il modo corretto di agire, gli avevo fatto del male. «Ecco, io ho buone notizie per te, Emanuele», gli dissi. «Stai per andare in un centro per la riabilitazione, ok?» Non era vero, ma mi sarei organizzata in qualche modo. Lui non poteva crederci e mi chiese 100 volte se fosse vero. Si vedeva che voleva seriamente smettere di farsi, ma non aveva mai trovato un modo. Lo abbracciai. «Sì, ne uscirai, ok?» Lo rassicurai. Infine andai in uno dei due istituti. Volevo parlare direttamente con qualcuno lì e spiegare meglio. Al mio arrivo trovai un mondo veramente particolare. C'erano tante persone che avevano problemi e mi demoralizzai. Mi chiesi come avrei fatto a far entrare Emanuele. Dopotutto non era un caso speciale o altro. «Guarda quanti sono», dissi a me stessa. Ma poi mi ripresi. «No, no, no, devo farcela, devo provarci». Mi incitai e mi ricordai del cuore onesto di Emanuele. Alla reception mi chiamarono. Dopodiché arrivò il direttore, che a quanto pare quel giorno era abbastanza libero, miracolosamente. Arrivò così un uomo anziano e con una lunga barba, vestito molto elegante con un'aura che sembrava portare tranquillità. Per quale motivo dovrei ammettere questo Emanuele? Noi abbiamo già selezionato le persone da far entrare gratuitamente e sono anche finite sul giornale. Mi dia un motivo valido per dare una cosa che potrebbe anche togliere soldi a persone più bisognose ma paganti. L'uomo non aveva tutti i torti. I dipendenti non potevano di sicuro essere pagati in abbracci, quindi era normale pensasse anche ai guadagni. Ma io ero decisa e gli raccontai la mia storia. Dell'incontro con Emanuele, del fatto che fosse un uomo amato dalla comunità e del suo cuore d'oro nel voler aiutare sempre tutti. Il direttore allora mi guardò con un sorriso. «Mi hai colpito. Ti sei fidata di una persona nonostante i vestiti logori e l'atteggiamento esuberante. Per di più di notte, quando chiunque avrebbe potuto farti del male, ti sei comunque fidata di lui e sei pure tornata a trovarlo». Infine quindi aveva accettato. Ero felicissima e corsi da Emanuele. Gli dissi che avrebbero avuto un posto per domani addirittura e che l'avrei accompagnato. «Ma prima, sai che ti dico, dobbiamo farti una doccia. Non preoccuparti, anche se non andiamo domani, sembra che ci sarà posto anche più avanti. Il direttore è una persona molto gentile. Prenditi tutto il tuo tempo, ok?» Cercai di fargli capire che non c'era così tanta fretta, ma allo stesso tempo sarebbe stato bello se fosse già andato domani. L'uomo, sorpreso e incredulo, mi aveva detto che non c'era bisogno e che tanto era a posto così. Sicuramente l'avrebbe fatta al centro di riabilitazione la doccia, ma io ho continuato a insistere e infine l'ho portato a casa. Beh, ecco, da qui sono cominciati un po' di guai. Ma non per colpa sua, per carità, solo per la mia ingenuità. Ma allo stesso tempo ho scoperto una cosa che mi ha lasciata senza parole. Entrati in casa, Emanuele continuò a guardarsi intorno. Era sorpreso e continuava a dirmi: «Che bella casa che hai!»
ma era solo un piccolo bilocale, niente di così eccezionale. Lo incitai a provare un po' di vecchi vestiti di Giorgio, roba che avremmo dovuto buttare via, e lui trovò quelli un po' più adatti. Dopodiché gli feci vedere dove fosse il rasoio e tutto il resto per ripulirsi. In doccia impiegò quasi un'ora, ma infine era pronto per uscire. «Arrivo, non prendermi in giro, ok?» mi disse scherzosamente. All'uscita vidi un uomo completamente diverso. Non mi sembrava nemmeno lui. Ma ad un certo punto un dettaglio sul suo collo che non avevo mai notato prima mi fece piangere e capire che non era un semplice senza tetto conosciuto a caso. «Quella cicatrice, quella T, come te la sei fatta?» Lui mi disse che non lo sapeva. C'era dal suo misterioso risveglio. Ma io sapevo benissimo chi poteva avere quel tatuaggio, il mio fratellino. Sapete, io non ero sola in quella casa maledetta dei miei genitori. C'era anche il mio fratellino, ma io sono scappata da sola abbandonandolo al suo destino e ogni giorno mi son pentita di quella scelta. Lui comunque aveva una cicatrice a forma di T che li feci io. Infatti ci marchiammo addosso i nostri nomi. Così raccontai la storia ad Emanuele e mostrai anche a lui la mia ferita. Era l'iniziale del suo nome. Ci volevamo bene, ma io sono scappata come una codarda, pensando solo a me stessa. Emanuele era senza parole. Non seppe nemmeno come rispondere o reagire, quando all'improvviso dietro di noi apparve Giorgio. «Cosa sta succedendo? Perché c'è un altro uomo in casa nostra?» Pensavo si sarebbe arrabbiato o chissà cosa, ma invece se ne andò via, in silenzio, senza attendere la mia risposta. Lo inseguì fuori dalla porta di casa, ma ormai era sparito. Continuai a urlare il suo nome, senza ricevere risposta. Avevo combinato un bel guaio. Tornata dentro, però, trovai svenuto Emanuele. Cos'era successo in quel momento? Forse aveva subito uno shock per aver visto la mia cicatrice? Chiamai così l'ambulanza e andai in ospedale insieme a lui. Il medico disse che il suo cervello aveva attività anomale in quel momento. Per quella giornata c'era poco da fare e infine tornai a casa. Vidi finalmente Giorgio, ma stava finendo di preparare le sue valigie. «Me ne vado da mia madre», disse con tono molto distante e apatico. «No, aspetta, lascia che ti spieghi, ti prego», continuai a dirgli, ma niente da fare. Non mi diede il tempo di spiegare e rimasi sola. Piansi molto quella notte, senza riuscire a dormire. E il giorno dopo presi una pausa da lavoro per schiarirmi le idee. Nel mentre andai in ospedale, ma niente da fare. Ancora non si svegliava Emanuele. Il medico mi aveva detto che forse aveva subito uno shock e probabilmente era per via della cicatrice mostrata. Io ero sicura di una cosa. Quello era mio fratello. Passarono da lì 2 settimane. Provai più volte a contattare Giorgio, ma senza successo. Intanto si era risvegliato anche Emanuele e andai immediatamente in ospedale. «Ciao Tatiana, finalmente sei tornata», disse lui con un sorriso. A quanto pare si ricordava di me. E gli chiesi cosa fosse successo, cosa avesse fatto dopo la mia fuga. «Beh, semplice, anch'io ho provato a scappare. Non ce l'ho con te per essere andata via, anzi ero contento per te, ma dovevo fare qualcosa anch'io. Così mi sono messo in moto per organizzare un piano. Avevo trovato un orfanotrofio vicino, dove andare, e la notte provai la fuga, molti anni fa. Ma papà mi prese, dandomi una botta in testa, con una mazza. Io mi rialzai e mi ritrovai nella stanza, ma non era un problema. Svitai la finestra pur di scappare di nuovo. Quella debole finestra che sembrava cedere alla minima folata di vento. Te lo ricordi? Riprovai la fuga stremato e con una ferita terribile e infine ce la feci. Arrivai in quell'orfanotrofio ma caddi bruscamente sul cemento. Dopodiché mi sono ritrovato in un ospedale proprio come in questo momento. Ma avevo perso la memoria ed ero spaventato. Ora invece sono felice. Ti ho ritrovato. Ci abbracciammo e capimmo che le nostre sofferenze erano finite. Poi lo accompagnai in quell'istituto. Era il momento, si riprendesse in mano la sua vita. 6 mesi più tardi io ero pronta invece per il divorzio. Mi era arrivata la lettera di Giorgio che si era fatto sentire solo per quello. Ma un mese prima di andare dall'avvocato entrambi tornammo a rivederci. Giorgio infatti venne a casa mia. Aprì la porta quel giorno ritrovandomi davanti un uomo stanco, magro e con la barba incolta. Era distrutto e capì che dopo tutto gli mancavo veramente tanto. Mi chiese di entrare e parlare. «So tutto. Emanuele è tuo fratello, vero? È venuto a raccontarmi tutto quanto. Non so come abbia trovato il mio indirizzo, ma devo ringraziarlo di cuore. Ha detto che ha chiesto il soggiorno libero dall'istituto per raccontarmi la verità e che non avrei dovuto prendermela con te, perché sei la sorella più buona che lui abbia, se non l'unica». Commossa, mi misi a piangere. E da lì ricostruimmo il nostro rapporto piano piano. Un anno più tardi le cose stavano cambiando molto. Emanuele aveva un lavoro e un piccolo monolocale dove vivere. L'abbiamo ospitato da noi finché non è riuscito a permettersi un affitto. Io e Giorgio invece abbiamo trovato lavoro in posti diversi. Io in logistica in un'azienda che paga bene e mi tratta bene, mentre lui in un ufficio in centro come venditore. Ha molto talento e sta continuando per questa strada. Siamo felici finalmente e non voglio lasciarmi sfuggire questa felicità di sicuro. Grazie per aver ascoltato la mia storia.